Blackout di Silvia. Ma stanotte stai piangendo. Noi donne abbiamo un sesto senso le une per le altre. Sentiamo quando c'è qualcosa che non va. Mi accorgo di aver perso il filo della lettura e tendendo l'orecchio non sento più il tuo pianto. Forse ti sei rasserenata e io posso tornare a dormire. Chiudo il libro e lo ripongo sul comodino. Risvolto il lenzuolo e accendo l'aria condizionata. Poi un tonfo squarcia il silenzio della notte e mi riporta in allerta. Ti sento soffocare un lamento. È tornato lui, che ora ti intima di smettere di piangere. Prima è quasi un sibilo, poi il volume della sua voce aumenta, ti grida rabbiosamente che stavolta ti ammazza e tu inizi a implorarlo tra le lacrime di lasciarti stare. Le sue minacce si mischiano al rumore di colpi sordi, sempre più frequenti. Lui urla e colpisce. Tu piangi di dolore. Tra i singhiozzi riesco solo a distinguere poche tue parole. Ti prego, non colpire la pancia.